Questa è un'intervista che ho inseguito da tempo. Luca Orlando non lo sa, io me ne sono reso conto ora che, ripeto, abbiamo scoperto, io raccontavo che ci siamo visti un giorno che c'era meno 6 e tanta neve, allora nevicava, era il secondo giorno dell'Euro nel 2002, lei è venuto nel padiglione della Sicilia, la Fruit Logistica di Berlino. E ho scoperto che lei aveva un immenso seguito a Palermo, l'ho letto su, credo addirittura che fosse arrivato su Der Spiegel che c'era lei a Palermo, a Berlino. Io ho un rapporto molto forte con la Germania, con la Colombia, il Messico e la Georgia. Nel Caucaso è la mia seconda patria, il tedesco è la mia seconda lingua, il siciliano è la prima. Il georgiano un po' meno. In Germania ho pubblicato e venduto 300, sì, ma io l'ho visto perché vedevo la gente 100.000 copie dei miei libri in tedesco che non esistono in italiano. Ho fatto anche l'attore, ho avuto anche la Rolls Causa, ma quello di cui io parlo in questo libro è proprio di Palermo. Esatto, ora ne parliamo. E ne parlo con una giornalista tedesca, Constanze Reuscher, che è una giornalista tedesca che vive da oltre 30 anni a Roma, che peraltro ha sposato un giornalista di origine racusana, catanese, Antonio Roccuzzo, che era un giovane giornalista dei siciliani e proprio tutti siamo stati giovani giornalisti dei siciliani con Giuseppe, no, Fava, di quello io no. Con Giuseppe Fava, e abbiamo scritto Orlando Palermo. Adesso questo libro l'ho scritto con Constanze Reuscher, che è la coautrice di questo libro, e io penso che sia stato opportuno che abbiamo scelto come titolo l'enigma Palermo. Ci stiamo arrivando. La mia domanda da signor Rossi, perché io quando faccio le interviste mi metto sempre dal lato del signor Rossi e dico: il cittadino, la cittadina, viene qua, vede alla Feliciano Sito, vede Luca Orlando che presenta un libro e gli chiede: Leo Luca, scusa, ma enigma Palermo, perché è un enigma? O perché continua ad esserlo probabilmente? Ma Palermo è un enigma perché Palermo è una città del sud. Del profondissimo sud. Del sud del mondo, non del sud Italia. Palermo è come Beirut, come Istanbul, come Medellin. Palermo è una città del sud del mondo e come tutte le città del sud del mondo è piena di contraddizioni. Palermo è una contraddizione vivente, Palermo è aristocratica e popolare. Palermo è rumorosa e silenziosa. Palermo è pulita e sporca, Palermo è arcaica e moderna. Mescola la ricotta con la meusa, no? Non Palermo è mafiosa e antimafiosa. È una contraddizione vivente. Quando non sarà più una contraddizione, sarà morta. E io spero di morire prima di vederla morta. E allora perché l'enigma? Perché a Palermo, tra gli elementi della contraddizione, c'era una zona grigia amplissima. C'era o c'è? La mia vita è stata tutta dedicata a ridurre la zona grigia, a fare in modo che il bianco fosse bianco, che il nero fosse nero, perché se si chiarisce chi sei, sì, è vero, è più facile il dialogo, il confronto. Certo. Invece cosa accadeva? Che questa zona grigia faceva in modo che chi era antimafioso sembrava grigio e chi era mafioso si fingeva da grigio pure. E tutto rischiava di apparire uguale al suo contrario. Bene, il mio impegno è stato di rompere questa zona grigia e di spaccare la città. Quindi questo si riferisce al periodo della sindacatura? Questo si riferisce esattamente al domani di Palermo, perché il libro non è un libro del passato. Il libro ha il titolo La politica, la paura, il futuro. La politica. Perché la politica o è la vita o è la cattiva politica. La politica è la vita. Qualcuno dice sì, c'è la vita, ma la politica è un'altra cosa. C'è l'economia, ma la politica è un'altra cosa. Chi l'ha detto? Sì, c'è l'arte, ma la politica è un'altra cosa. Quando la politica è un'altra cosa, è la cattiva politica. Certo. E i politici hanno il diritto e il dovere di essere persone normali. Purtroppo i politici cercano di apparire perfetti e i cittadini si fanno prendere in giro come se potessero essere perfetti. La perfezione non è di questo mondo. Ebbene. E quando qualcuno pensa di essere perfetto, o quando qualcuno pretende che l'altro sia perfetto, poi si crea evidentemente la cattiva politica. E questo libro, Rizzoli ha detto, è un libro particolare, perché è forse l'unico libro di un politico che noi abbiamo pubblicato dove il capitolo più lungo è dedicato ai miei errori.
hai le mie sconfitte, mentre invece normalmente un politico quando parla soltanto delle vittorie, dei successi. Questo mi consente di valorizzare le vittorie, ma anche di parlare degli errori degli altri, avendo parlato prima degli errori miei. Se parlo dei miei, se permetti. La paura è uno straordinario agente di subordinazione. Se io ho paura, rischio di diventare schiavo. Mi posso permettere di dire le paure, perché sono tante. Certamente, rischio di diventare schiavo. Quando però la paura diventa troppa, forse qualcuno si ribella. Vengo spinto alla ribellione. A questo punto dice, morto è esattamente morto. Questo che è accaduto a Palermo. A Palermo la mafia ha commesso un tragico errore, ha ucciso troppo e ha costretto i ciechi a vedere, i muti a parlare, i sordi a sentire, ha costretto chi stava nella zona grigia a schierarsi. E allora l'enigma, domanda, è risolto o no? È stato avviata la soluzione. Se è vero come è vero che se io muoio stanotte, io muoio felice, missione compiuta, non completata, ma compiuta. Perché quando ho iniziato la mia esperienza, la mafia non era a Palermo, governava Palermo, è un po' di più. Direi. La mafia aveva il volto dello Stato, la mafia aveva il volto di uomini di chiesa, la mafia aveva il volto di magistrati, la mafia aveva il volto di poliziotti, e io venivo considerato ateo e comunista, nessuno è perfetto. Io non sono mai stato ateo, ma quando attaccavo la mafia, i vescovi mafiosi, perché c'erano i vescovi mafiosi, dicevano che ero ateo. E quando attaccavo la mafia, i ministri democristiani dicevano che io ero opposizione comunista. Mi permetto, mi riaggancio a una mia esperienza, perché io ho fatto nella mia vita il funzionario della Dogana, avevamo Palermo come sede centrale, come sede di compartimento. L'agenzia delle Dogane, certo. E prefetto. Mi ricordo una delle ultime volte, poco prima di andare in pensione, andando all'albergo nella zona del porto, ce ne sono tanti, la ragazza della regia mi disse, ah certo, lei è di Ragusa, è fortunato. Ma perché? Io sono contento di essere Ragusa, ma perché una delle capitali più straordinarie del mondo non deve essere una città fortunata? Perché è caduto in mano al governo triste, della mafia. È triste. Perché la mafia è corsa a Palermo, perché Palermo è sempre stata la capitale. La capitale del Regno di Sicilia, comunque il capoluogo della Sicilia, poi la capitale della regione siciliana. Il più antico Parlamento d'Europa. Il luogo del potere, e la mafia ha bisogno di avere rapporti col potere. Perché la mafia, se non ha rapporti col potere, diventa normale criminalità. E allora vogliamo renderci conto che la mafia non è un crimine, peggio, è un sistema criminale di potere. C'è differenza, e chiedo scusa per l'aggettivo normale, c'è differenza fra il normale criminale e il mafioso. Il normale criminale aspira all'impunità e ai soldi. La mafia aspira all'impunità, aspira ai soldi, ma soprattutto aspira al consenso e al potere. Fa una bella differenza, con la conseguenza che se io sono un normale criminale e ho deciso di prendere soldi da una banca, mi devo mettere il passamontagna, prendere il mitra, organizzare la rapina, il palo, entrare, stare attento, e poi entrare e con violenza chiedere al cassiere di consegnarmi i soldi. E sperare che non mi sparano addosso. E sperare che qualcuno non mi arresti o non mi spari. Se sono invece un mafioso in una realtà governata dalla mafia, io voglio prendere soldi da una banca, vado in banca, busso, il direttore mi dà il benvenuto e mi dà i soldi. Sì, ma una domanda. Perché sempre... la banca vive la sofferenza di avere dentro la mafia. La mafia è dentro e non soltanto contro. Ma una domanda sempre da signor Rossi, che ripeto sempre, noi lo dimentichiamo sempre il signor Rossi. No, sì. Siamo 50 milioni di signori Rossi. Sì. Ma c'è un poco di colpa anche del signor Rossi? Certamente. Certamente, in parte c'è la giustificazione della paura, però è anche vero che molti, con la scusa della paura, hanno tratto le piccole convenienze. È una paura di comodo. Hanno tratto le piccole convenienze. Per questo io dico che dobbiamo ringraziare, è terribile, la mafia, perché ha ucciso troppo e ha costretto il signor Rossi ad aprire gli occhi. E quindi, ha fatto capire al signor Rossi che quel piatto di lenticchie che riusciva ad ottenere dal sistema mafioso era niente rispetto alla vita e alla libertà. Perfetto. Allora, tocchiamo e andiamo a chiudere. Quanto siamo, Davide? Un 9,
parecchio, va bene, forse arriviamo poi in due volte, non lo so, perché il personaggio merita. Una cosa che mi ha colpito in modo particolare, sono un appassionato del mondo ebraico, so che lei come sindaco ha concesso, se non ricordo male, il terreno o comunque per una sinagoga, riportando una cosa che a Palermo c'era stata sempre, che avevamo perso per strada. Palermo ha una tradizione interculturale straordinaria. Palermo fino al 1492 era un luogo interculturale. Poi fino al primo agosto, poi quando partirono. Fino al 1492, poi sono arrivati i reali di Spagna, certo, che hanno cacciato ebrei e musulmani. E da quel momento è entrato in crisi il Mediterraneo. Quello stesso anno, quello stesso anno, 1492, c'è stata la scoperta dell'America, e quello stesso anno, 1492, è morto Lorenzo il Magnifico, simbolo del Rinascimento. Da quel momento il Mediterraneo, che era l'oceano centrale del mondo, è diventato un lago di periferie e di conflitti. Io sono stato il primo sindaco italiano che dopo il 1492 ha acceso la Hanukkah nel Palazzo delle Acque, le candele della religione ebraica. Pressa poco verso Natale. E io sono orgoglioso di poter dire che nel dicembre in cui ho iniziato per la prima volta ad accendere la Hanukkah, ho iniziato un percorso per cui, prima di questi terribili fatti di Palestina e di Israele, le candele dell'Hanukkah a Palermo con me sindaco venivano accese dal sindaco, dall'imam musulmano, dal vescovo cattolico, dimenticavo, dal rabbino ebraico. Conferma di questa dimensione interculturale. Io ho partecipato a tutte le cerimonie religiose ebraiche, partecipo a tutte le cerimonie religiose musulmane, pregando Allah verso la Mecca senza le scarpe sul tappeto, partecipo alle cerimonie Hindu pregando per Shiva, e quando incontro il Dalai Lama, ci sono molti Bangladesh, roba simile, e quando incontro il Dalai, parlo col Dalai Lama, che è un cittadino onorario di Palermo, dico che mi piace Buddha. Perché questo? Perché il mio obiettivo è la sicurezza. Quando è che capiremo che l'unico modo per garantire la sicurezza è accogliere tutti come esseri umani? Perché, ecco, e in quel caso l'enigma forse si comincia a sciogliere. Voi sapete che con questo mio girare per le feste religiose delle varie religioni si è creato un clima di condivisione? Vi siete mai chiesti perché a Palermo non abbiamo mai avuto cosiddetti terroristi islamici estremi? Perché il terrorista islamico, se viene a Palermo, viene denunciato dai musulmani. Ci ha provato qualche anno fa uno, mi chiama un musulmano palermitano, mi dice: sindaco, è arrivato Ahmed, chiami il questore, ancora che scappa, perché loro si sentono a casa loro e difendono la loro città. Provate ad andare nelle ballie di Parigi, per come sono trattati anche nelle ballie di Milano ormai, nella civilissima Milano e nella civilissima Parigi, dove i migranti sono trattati come se fossero figli di un dio minore. Se lì arriva un estremista, nessuno chiama la polizia, chiudono gli occhi, la bocca e le orecchie, e per come sono trattati si augurano che anziché 10 ne ammazza 50. Allora vogliamo capire che c'è un solo modo per garantire la sicurezza, ed è essere razzisti. Io sono razzista perché difendo l'unica razza che esiste, la razza umana. Abbiamo una sola razza umana. Einstein. Non solo l'unica razza umana, ma siamo 8 miliardi di identità. La identità non dipende dal sangue dei genitori. Io non ho l'identità di mio padre, i miei figli non hanno la mia identità, mio fratello non ha la mia identità. Due identità uguali non esistono, perché ognuno di noi è un miscuglio diverso di sangue, di cuore, di sogni, di sconfitte. Di rabbia. Di rabbia, di vizi, di virtù. Siamo assolutamente unici e irripetibili. Per cui io faccio una domanda: se la razza è una sola, è quella umana, e se ogni essere umano ha una sua identità, mi volete spiegare che differenza c'è tra uno che nasce a Ragusa o a Palermo e uno che nasce nel Bangladesh o in Gambia? Posso concludere? Allora non c'è solo l'enigma Palermo, ce ne sono 8 miliardi di enigmi. Ci sono 8 miliardi di enigmi e c'è un'indicazione di futuro.
perché noi non ci rendiamo conto che i migranti sono una grande, straordinaria risorsa se vengono accolti. Sono una straordinaria risorsa e molte volte noi europei, noi cosiddetti occidentali, cultura in declino. Molto. Noi stiamo assistendo al declino dell'Occidente. Posso citare due date. 11 di settembre del 2001 e 7 ottobre 2023. L'attentato alle Torri Gemelle, la strage di Hamas, sono stati due episodi terribili, ma abbiamo scoperto la fine dell'egemonia culturale dell'Occidente. Perché non c'è dubbio che Putin è un criminale? Posso chiedere dove era l'Occidente quando i nazisti ucraini uccidevano i russi in Crimea e l'Occidente si girava dall'altra parte? Hamas è un gruppo terroristico che ha fatto una strage terribile? Posso chiedere dove era l'Occidente quando Israele occupava militarmente la Palestina, trattando i 2 milioni di palestinesi come se fossero figli di un Dio minore? È evidente che quando semini oppressione, allevi violenza. Certo che se semini denti di drago, è ovvio che ne spuntano draghi. Benissimo, Luca, grazie di questa intervista. Allora, ricordo il libro, perché poi abbiamo anche dei doveri. Edizione Rizzoli, abbiamo detto. Io non ho messo gli occhiali, Enigma Palermo. Luca Orlando, Costanzo Roscher, Enigma Palermo. La politica, la paura e il futuro, storia di una città e del suo sindaco. Se lo leggete, questo libro, fatemi sapere che ne pensate. Perché questo libro è scritto per provocare una discussione utile per il futuro, non per ricordare il passato.